Rides, mi puoi bannare per un giorno Rocco Brass? Se mi permettete, io riprenderei il video di ieri di Banana Burger. Che ne pensate? Io vi poggio un secondo il video, tanto l'intro io l'ho già Ciao visto, vado un caro. attimo al bagno. Oh, Missis, grazie mille per i 6 mesi. Fuck, che succede? Lo lascio e torno subito. Allora, visto che chiaramente qua, venendo da fuori, That's Banana Burger! arriverà tardi, eppure essendosi lui direttamente autoinvitato a pranzo da me, dovrò fare io la spesa. E per un simpaticissimo gioco di parole, nella ricetta ci sarà anche il guacamole. Piccolo, piccolo, piccolissimo fun fact: il logo di Quattro Peperoni con Panetti ha come reference il logo di Banana Burger. Nuovo video di banana, sì, dopo un tot. Minchia. Datterino biologico italiano del Carrefour. Mancabile cheddar. Che gli fai? Così punk rap. Così Te, punk rap Banana Burger. agrobetta. Ilian? Andiamo a fare sto cavolo lavoro. Quando è che c'è la sigla? Ora. Top format, vabbè. Banana Burger per me è una piccola leggenda. Cerca Dario? Di già? Banana. Guarda, guardate. Il reference a Banana Burger. Il logo 4 ore con Panetti effettivamente lo ricorda molto. Ciao, sì. Stracurioso questa bella puntata. questa. Ti piace La la dimensione? bellissima. Tu l'hai vista le altre puntate? Hai Sì, visto certo. adesso c'è sempre la cucina. Ti ho preparato anche un appetizer Sì, che sto già. con le tortiglia. Più che altro perché l'altra volta ho visto il video, quello che diceva roba da casa di carta e stai proprio così. La storia è esattamente questa Ti è scena piaciuta qua. quella storia? Sì, io intanto Si te sente compro il male? No, ghiaccio. impossibile. Facciamo due margherita. Bellissimo. Io non so fare niente in realtà. Cioè la gente pensa che io sono uno chef. Vedo che sei sulla linea healthy. Insomma, non proprio. Non proprio, vabbè. Chi vede questa roba che magari fa il barman, non mi rompete i coglioni, nel senso c'è. Diranno si fa così. Sì, nel senso io non faccio questo, sto a casa con un amico, si sta a bere una Io cosa, sempre stato bocciata strafan d'acqua. de Mezzo a Banana testa, Burger. quindi facciamo due. Bello sto bicchierino, Perciò c'è sono sempre curioso di vedere fashion. come è Ciao, la nuova stagione. buongiorno. Triple sec. Un po' presto per l'aperitivo, beh, facciamo tutto presto. Sì, finiremo prima. Ti senti in Poi ci mono? mettiamo. Lime. Che cazzo dite, raga? Imparo le cose quando le devo far fare, perché in realtà io. Io faccio una cosa del genere perché, essendo Ma va! stato tanto in Sud America, Ma siete loro scemi? fanno queste cose che chiamano michelada, Si sente che è una normalissimo! birra, Puntata possibilmente preferita? una sorta di corona, che viene appunto. Lo vuoi Sala. fare No, 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 no. te? No? Viene salata Simpatico quella con così, si mette la Coez. salsa Worcester dentro. Ce E il lo vogliamo limone. mettere? Ce la vuoi mettere? No, no, non mi fido della tua. Ok. Come classico. Sì. Ma quello che sta a fa? Magari abbassa un po'. Questo me lo devo fare anch'io. Ce l'ho da qualche parte in casa, ma non l'ho Cornoiz mai usato. è un prato ad hoc. e Metal Carter. Favoloso. Ah, qualcosa. Bellissimo. Madonna. Guarda qua. Non stavo per dirgemi tights. Non stavo per Guarda dirgemi qui, eh. tights. Bellissimo. Tutte di banana sta a fan cazzo. Oh, ma che bello. robetta? Si può? La tua, La certo. nostra. Non stavo per dirgemi tights. Ragazzo delle pulizie. Tanto si vede, Yeah. eh. Facciamo il taco Vito, grazie mille la delicato. sub, benvenuto. Il Merta, tuo grazie mille la sub, taco di benvenuto. colore. Grazie. Ah, questo è Facciamo tipo un Guarbelli. bacon tipo. È proprio pancettone. Mangio. Facciamo tipo a cubettoni in padella.
spostiamo le tortiglie, ci mettiamo il cheddar. E, no, dicevo, la scena che adesso ti stai a mangiare sta roba, sì, è uguale a quella storia che hai messo l'altro giorno. Non so perché, casa di carta. Volevo condividere questo pensiero. Perché non l'ho mai visto la casa di carta. Ah, vedi? Vedi che c'è un perché. Proprio... Ma io un po' perché subisco, tipo, quando c'è... Quanto cazzo è forte Gui, raga! Sono, tutti parlano di una roba... Io non sono mai stato troppo fan di Gui, sai? Volte no. Cioè, tipo, la roba... Tu sei don't believe the hype? No, no, non è che don't believe, però l'accuso. Certo. Cioè, se tutti parlano di una cosa... Senti la pressione. E poi la guardo sentendo tutte le cose... Chi è che quella a destra? Se invece tu mi dicevo, guarda questa roba, me la vedo, penso, ah, figo, ah, non è merda. Quindi la subisco una roba e non le riesco più a vedere. Tu guardi che anno sei? Dell'80. Cazzo, cosa denti? 80. Uh-huh. Io 84, quindi più o meno... Ah, siamo lì, beh. Tu siamo 80, 80 precisamente c'ha 41 anni, giusto? Il calcolo è preciso. 41 quasi 40 dos. Paro. Quelli. Se ti senti rap, i film, quelle robe lì, certo. C'è quel background là, no? E però mentre vedevo la storia tua l'altro giorno, ho pensato, cioè la dice Gue, questa roba fa ride, però non frega un cazzo a nessuno, nel senso nessuno si offende, sì. Nessuno la prende male, oppure non è che dicono, ah, quello lì ha detto quella roba là. Però immaginate se fosse stato un altro personaggio italiano. Sì, sarebbe successo un casino. Razzista, ha parlato male di quelli, sì, quello, certo, quell'altro. Certo. Cioè, perché tu c'hai questo tipo, lasciami di licenza di lascia passare parlare di certe cose senza essere mai criticato più di tanto? Vengo molto criticato, però secondo me la chiave è quella di non, innanzitutto di usare i social, di dare poca importanza al social, secondo di usarlo in modo ludico, divertente, e terzo che io non ho mai voluto, non sono mai stato e mai vorrò entrare nella categoria di quei personaggi pubblici che innanzitutto, come tu vedrai, cioè, diciamo che la musica passa sempre in secondo piano e passa in primo piano un'altra cosa, quindi tu per cercare di fare streaming con i rischi ti devi inventare tutto tranne che fare una canzone. Tra queste cose che ti devi inventare, oltre a vestirti stravagante, a dire, fare, c'è, cioè, spesso la cosa di questo opinionismo, di dire la tua, spesso di cercare polemica a livello mainstream italiano che coincide con la politica, con i personaggi del... Adesso non ti faccio nomi, ma ci siamo capiti, no? Ed è una cosa in cui non voglio rientrare, ma ti dirò, ma strano dirlo, proprio per modestia, perché io non arrivo, non voglio parlare di temi più grossi di me. Mi esprimo attraverso la musica, facendo musicista rap, non è che sono né Umberto Eco, né un politico, né un attivista, né... Quindi anche la cosa che mi ha fatto innamorare del rap, che è il fatto della musica esplicita, di poter dire quello che si vuole, io la prendo alla lettera, capito? Se tu noti, se tu guardi il mio Instagram, io non ho mai fatto un po'... Scusa, non ha risposto alla domanda... Post più di lungo, più di una riga, c'è un cazzo da dire, cioè... Invece se vedo quelli che fanno l'elemosina ai fan, no? Perché con voi la voleremo insieme. C'è questa cosa adesso, capito, è una democrazia eccessiva, da una parte, e che poi nel frattempo sta trasformando anche in dittatura, perché poi, cioè, tutti possono parlare, però attenzione a quello che dici. Capisci che se io dico, ah no, la tortiglia no, ah allora sei razzista, sei così contro i messicani, capisci? Pensi che di recente mi è stato imposto, ma non dal mio team, era una roba esterna, io dicevo, fumo finché gli occhi sono Vietnam, e mi hanno detto, questo è Asian hate, veramente dell'Asian hate, no? Cioè non voglio rientrare in questo circolo di stronzi in cui non puoi dire niente, io continuo a dire quello che voglio, perché non mi sento un personaggio pubblico, cioè lo sono da una parte ma dall'altra parte no. Io vendo il rap, le barre, la musica, i pezzi, non è che vendo quello che dico, quello che o litigare con un politico o dire la mia, cercare a tutti i modi, infilarmi in ogni cosa, in ogni trending topic, capito, legalizzazione qua, capito, me ne frega un cazzo, non perché sia un subumano, un che non è attento alle cose. Io c'ho il mio pensiero, la mia cultura, le mie passioni, le mie robe che sono i cazzi miei. E poi faccio questo, la musica rap. Chiaramente della di Instagram c'è l'immagine, tutto, ma io l'immagine la faccio da. Gli ho insegnato io, tu, la faccio da 20 anni. Per me essere come fai tu è una svolta, perché fa quello che cazzo pare, non c'è mai problema. Ma tu dici, quello che dici. Non è che non ho mai problemi. Guarda, io ho avuto un putiferio l'anno scorso. Poi sì, in realtà, vabbè, adesso l'argomento è quello del invece lascia passare su alcuni termini. Cioè io come esempio prendo sempre tipo Checco Zalone, no? Io penso che l'esempio X finale è Checco Zalone su st'argomento. Che ha fatto dei film dove tratta argomenti
intoccabili, che però sono passati come acqua. Perciò boh, penso che alla fine sia tipo il modo in cui lo fai, no? Più che chi sei, il modo in cui lo fai, il messaggio finale, tipo non tanto il percorso ma l'arrivo. Perché quella è satira. Sì, ho capito, ma se è fatta bene, perché se la fai fatta male in ogni caso... Cioè, non è... come si chiama? Feltri? Feltri che in TV ha detto: ah, ma tu chi vorresti come Presidente della Repubblica? E Feltri ride e fa: ah, Hitler. E ride. E tutti fanno: no, se questo è un gioco non voglio partecipare. Cioè, capito? Ma l'avete mai visto? L'avete visto quella piccola clip? Vabbè, è un pazzo. In occasione del mio penultimo album, perché ho fatto un'intervista su Rolling Stone un po' poco lucida, ho proprio detto tutto quello che mi veniva in mente. Una delle cose che ho ottenuto, più che i soldi, più che la fama, che il lifestyle del rap, che io ho sempre glorificato, cioè, e tempo, lo sognavo, poi l'ho vissuto, è quello di che mi viene perdonato, cioè che io sono io. Beh, l'ha detto Guè, dai. Sì, è la stessa cosa con i featuring, cioè posso fare un featuring a Anna Pepe, a Anna Pepe, primo nome che mi viene in mente, nessuno mi dice un cazzo. Poi alla fine faccio Fast Life, perché e la gente compra quello, non so Anna come Pepe. Dirti no, ma è una cosa, è una bella, una bomba, sì, cioè, e però è una roba che tu ci arrivi piano piano a fare quella roba, perché devi guadagnartelo. Comunque, secondo me si vede anche da come poi la gente magari ti attacca su qualcosa e di come rispondi. Cioè, se a me tipo mi dici sei un ciccione di merda 100 volte, e a me non mi fai un cazzo. Non è vero, banana. Adesso pure la voglia, dimmelo, no? E magari è la stessa cosa, te magari ci vogliono fare la provocazione di rompere i coglioni, tanto vedo che ti rispondi sempre così. Sì, diceva Snoop Dogg, ti faccio questa citazione culturale. Lui diceva: paid the cost to be the boss. Non è che tu da un giorno all'altro. Infatti, se ci prova un pisciazza di adesso non riesce. No. Vedi quanti problemi hanno. Scamato il cerbero. Hanno iniziato senza di me. Magari hanno fatto tanti soldi e sono diventati superstar, ma devono stare attentissimi. Non posso! Uno a volte se la prende, tipo, se io dico quella cosa, sì, c'ha un peso specifico, se la dici tu c'è un'altra. Però abbiamo detto esattamente la stessa cosa. Assolutamente. Vedi, io penso che adesso noi stiamo vivendo comunque una dittatura che non è con le armi, ma è con le parole, con il testo, che significa che la dittatura è fatta da non farti dire certe cose, stare col fucile spianato su quello che scrivi, capito? Perché come puoi dire a un rapper che c'è una cultura così bella per la libertà totale che ha nell'uso delle parole, nell'uso delle metafore, nell'uso del testo? Io mi sono ispirato sempre alle cose più hard che c'erano. Cioè, io ho girato hard. Tutto il mondo, tutte le situazioni, conosco tutti i tipi di persone, ma questo non è che ti voglio dire che io sono una brava persona, una bella persona, ma io sto a contatto veramente con la gente, sono stato a contatto con tutti. Come potrei essere un razzista, un omofobo? Non potrei, a parte a livello di scherzo, perché il mio umorismo si scherza. Appena dici una cosa, no, questo è omofobo, questo è razzista, no, questo non dovevi dirlo. Non è un bel periodo storico. Magari quelli che hanno il background. Da dove viene questo? Chi è? No, questo non dovevi dirlo. Non è un bel periodo storico. Perché il volume suo era altissimo? L'audio comunque è sminchiato a palla sul suo video, Certo, ma anch'io vengo dal metal, Anch'io vengo dal metal. Death metal, capito? Anch'io, Megadeth, Anthrax. E quando io, se tu vai a leggere magari un testo di Slayer, no? Dice delle robe tremende, no? Terrificanti. Se tu devi esserti un testo di Eminem del 2000, no? Erano così, delle robe tremende. Io l'ho sempre visto. Certo. Posso fare una piccola critica banana? Posso fare una piccola critichina, piccola banana? Ci sta il video, però banana, porco due. Parla più veloce, cioè non posso stare qua a trascinarmi. Cioè, quello sta recitando una parte, parla di una cosa come se un ammazzone in un film. Io non bene dico intervengo non solo come un film, vabbè, anche un cliché se vuoi, no? Ma è anche una cosa non catartica, però è anche uno sfogo. Cioè, comunque tu se lo metto per due parla normale, capisci? Come vederti Carlito Suey. Però senso, anche il gusto dell'eccesso. Il gusto dell'eccesso eccessiva. Assolutamente. E poi alla fine tanti miei amici, a Roma ci sta il parlare
trascinandosi un sacco. Certo. Però... quella cosa lì, ecco, quella cosa lì è proprio estrema, appunto. Quella, come dirti, Children of Bodom, mi vengono in mente quei gruppi lì, cioè è proprio estremissimo. Io ho avuto l'ispirazione quella, sai, quella di Nas, di Raekwon, cioè del racconto criminale romanzato, però che non è però quello che fanno adesso i giovani, che è bellissimo perché sento certi pezzi nuovi che sono veramente dirompenti. Io perché sono cresciuto, cioè li metto tipo, nella macchina, ma dalla no, drill, dai ragazzini di Milano a vari Pachi e vari però vabbè, da Geolier già sbaglio, Geolier è un liricista, ma anche questi che hanno meno testo, però i pezzi sono dirompenti per quanto li criticano. La mia scuola è quella di mettere uno stile cinematografico, che sono penso saremo un due o tre forse che fanno questa cosa, perché tu metti un sacco di metafore, metti un sacco di citazioni, metti un sacco di robe, vengo da quella scuola lì, quindi per me il rap, io lo intendo così, con... il famoso fondo di verità, cioè non è che infatti tutto il mondo che io che abbraccio, che comprende dalle ragazzine a anche l'underworld, cioè quello l'underground, quello vero, mi riconosce perché sa che la cosa che dico è vera. Il Guè ascolterebbe il Guè. Ascolterebbe un disco di Guè? Probabilmente sì, perché sono i miei gusti, il mio background, quello che viene poi nei pezzi, nei testi, quindi probabilmente sì. Anche se a livello tecnico non mi piace risentire comunque, le mie cose. A parte che sia da questa intervista se nota sta cosa, ma lo pensavo già prima. Tiso, grazie mille per la sala, benvenuto. Secondo me Guè Pequeno è sempre stato sul pezzo, se vogliamo dire così, perché c'ha sempre avuto l'occhio... sul nuovo, c'ha sempre avuto l'occhio puntato sui nuovi artisti, sui nuovi trend, una roba. Infatti tre nomi ha detto e tre nomi sono nuovi artisti giovani, e questa è una cosa che forse è il punto di forza di quei che non si è mai fossilizzato. Mi piace tantissimo l'occhio guercio, sì, prima, cioè prima che escano. Okay. Io appena sono un po' così sopra pensiero, suono tutti i pezzi inediti a tutti. Infatti gli album escono e li hanno già sentiti mezzo Italia. Io della scaramanzia faccio sentire sempre i dischi alle ragazze. Ce l'hai quindi la reference? Ho la reference, sì. Ho un certo tipo di tipe a cui glielo faccio sentire, e un certo tipo di ragazzi. L'occhio. Ragazzi e ragazze, proprio c'ho un target preciso per testare i pezzi. Approved, tipo. Approved. Che era tipo Kanye che si era portato Premiere tipo per un disco solo per farsi dire ok, sta roba va bene o sta roba. Ma loro la fanno tanto, in America fanno tanto questa cosa che arriva in studio LeBron, capito? Ti immagini qua che non sei un calciatore, non capisci Christian! Che si dice vai, che disco flop, bellissimo, disco dell'anno, una merda. Hey Kings. Cazzo. Ma devono mangiare ancora loro, no? Ma io reggo bene, sono portato. Portato per le lingue. Portato per le lingue, esatto. Questo l'ho fatto prima, chiaramente, in guacamole. L'ho finito. Finivamo. Mi raccomando, pomodori bio. Sai che vuol dire bio? Senti bio, che voce da uomo. Senti che voce da uomo. Che non contiene pesticidi. Cazzo, sei grande. Sono tuttologo. Non lo legge comunque. Comunque questi sono pomodori bio italiani, mi raccomando. Oh, perfetto. Pancettone, però non sottile. Questo è il taco del ciapo. Finalmente la cucina! Oh. A parte che, vabbè, tu non suonerai da un botto, no? Ma io ho fatto qualche serata cavalli a tre cosce. Ecco, sì. Diciamo che sono un pioniere del club. Ho portato il rap in un club. Oh, principalmente io faccio tanto club. Però vabbè, ho fatto il forum, ho fatto tanti club d'Italia. Yes. C'hai dei periodi in cui poi magari fai, tipo, smetti di uscire? Grazie, Nivo, per 2 mesi. Ti sta più concentrato. Sì, sì. Tipo, io stesso suonando con Covezzi durante il tour, tipo, non bevo super alcolici. Sì. Perché magari c'è tante date, se inizi a bere sempre tutti i giorni, tutti il giorno dopo stai a merda, no? E per me si applica quando devi suonare. Suonare io lo intendo che canti sulle strumentali, devi cantare magari un'ora e mezzo, fai proprio un live set degno di questo nome. Nel club tour, che è quello che va in discoteca, dove spesso hai il pezzo sotto, così, no, lì puoi dare il peggio di come farsi, lì posso dare il peggio. Mettilo in padella, banana, mi divido tra la festa e la non festa, che è una tecnica ninja che ho masterizzato da anni. Grazie, che mi permette comunque di essere arrivato qua in salute, nel senso che lo sport
C'è qualcosa sotto il tavolo, chi? Di dieta, ah, ma quello, barra, ah, ma quello è il cazzo. Ah, ma io non ho capito che non era un tavolo da cucina. Per di fare la festa nel modo giusto. Quindi, ma io mi alleno la mattina, poi spesso faccio la criosauna, che è quella che vai sotto zero. A casa c'ho la sauna, quella di legno. C'è la criosauna. E fuori faccio la crio, che è questa roba che ti porta a meno 180. Allora, a parte, non c'entra niente questa stronzata con la... Lui ha detto la crio, non c'entra un cazzo con quello che sto per dire adesso. Però posso dire che mi dà fastidio un sacco, tipo, nel nord si usa un botto il tagliare le cose. E le non tagliare, vabbè, perché c'è l'immagine, tagliare le parole. Tipo, non si finiscono le cose. Tipo, ad esempio... tipo, ma perché viene l'esempio del palaghiaccio? Tipo, andiamo al palaghiaccio, andiamo al pala. Cioè, non c'ha senso. Andiamo al negozio, andiamo al nego. Non c'ha senso. Sì, è vero. No, non è vero. E che cazzo? E invece sì. E invece sì, è vero. È vero. Facciamo ape. Aperitivo. Taglia, ogni tanto tagliano ste cazzo di parole e mi fa incazzare. Abbreviazioni. E tagliano pure i nomi mi piacciono. Allora, io ho iniziato ad apprezzare da quando mi sono trasferito anche a breve, cioè proprio appena sono trasferito ho sentito la Fra, la Giuli, il Carlo, il vabbè, comunque io l'ho apprezzato, mi piace, suona bene, però non mi piace sentirmi di andiamo al ma non vengono nemmeno gli esempi, vaffanculo. Ti odio, testa di cazzo! Mi sto inventando tutto. Questo è il tuo orecchio. Tu non vivi più come Cosimo, cioè tu praticamente sei qua tipo il 99% del tempo. No, ma non proprio, perché io non ho... Ecco, io non vivo tanto questa cosa qua della personificazione, nel senso che io... Mi piace tantissimo tutto l'edonismo, il viaggiare, il ristorante di lusso, l'hotel, andare in giro per il mondo. Preferisco andare al Vela a Barcellona che fare le bottiglie allo Fashion a Milano. Cioè, che nulla togliere a locali che mi hanno dato tanto, che rispetto, che saluto. Io faccio anche tante cose con gli amici di sempre, con gli amici. Non sono quel tipo di artista appunto che vive questa condizione tra... No, se tu comunque non hai cultura, non hai passioni, poi sei annoiato anche. Io invece ho. Io le mie cose, io sono appassionato ad arte moderna, vado alle gallerie, vado alle mostre, non si direbbe. Hai detto una vado cosa tanto al cinema, leggo, faccio tante cose. Hai detto una cosa che è vero, che tipo a un certo punto tipo sembra che se raggiungi un determinato status devi per forza frequentare le persone. Come disse il dottor Dreno, I've been there, done that, cioè sono stato lì e l'ho fatto. Non quindi, devi dimostrare più niente. No, nel senso comunque sai, la mia epoca io facevo il gossip, però avevo fatto in pompa magna perché era roba più gangsta d'Italia, stavo con la ex Berlusconi, comunque se permetti, non è come questi di adesso che stanno con Instagram model, tutte quelle cose lì le ho già fatte, mi fa piacere vedere che i giovani hanno successo, ripercorrono quel tipo di passi da status symbol, da star del rap, mi interessa anche meno. Tu non ti si vede mai con una pischiata con una donna, cioè è una roba che tipo tieni per te se tipo c'è una presentazione, boh. Quarto già, grazie a 20 mesi, bello. Sono scuole di pensiero, c'è chi su Instagram mette tutto, anche quando va a fare la spesa, il cane che sta cagando, lo uso più in modo più simpatico, cioè più ironico, più leggero. Se poi si dice la roba in inglese spacco tutto. Banana. Non mi sta a casa fino adesso, eh? Tiger sta roba. Beh, oh, chi è sto? Oh, il guacamole? Buono il guacamole. Moli guacamole. Mazza bello, eh. Mazza, oh. Questa ti piaceva, eh? Okay. Essendo avendo un eritage toscano. Wow. Buono. Frate.
Certo, è meglio un piatto di pasta al sugo, però. Ma quando si può mangiare subito? Ah. Sì. Tu, beh, non è vero che non sono chef, sei uno chef tipo street food. Le cose che mi piacciono le so cucinare. Questo in realtà l'abbiamo fatto proprio apposta per te, il taco del ciapo. Madonna, il taco del ciapo. Incredibile. Ma quella roba pure tipo del wagyu, no? Ho fatto quel pezzo wagyu che è un gioco di parole per dire fuck you, no? Ma fratello, io la prima volta sono andato in Giappone nel 2008 con Bruce. Questa generation di adesso che giustamente ha fatto i soldi per mangiare il wagyu, fanno quelli così, ma cioè it's been a long time, cioè sono 15 anni che mangio wagyu, Kobe beef. Io mi ricordo questo stato, parlavo con le ragazze. Dove vai? Ibiza, amico, non si bisa di farcelo, guarda, sono in tre posti nel mondo. Tutti questi sono un pezzo di la stessa macchina. La mia macchina non c'è nessuno così. Che c'è? Flex. La Lambo Urus di marmo, però. Ah, si finché l'ho vista. Flex. Devo dire che alto microflex. Bruce Lee? Una certa sobrietà anche dalle persone che ti circondano. Cioè? Adesso c'è questa persona che ti accompagna, no? Se non mi sbaglio, Paolo. Sì. Paolo. Io quando l'ho visto la prima volta. Perché l'hanno inquadrato solo adesso, Paolo? Perché hanno deciso di parlare di Paolo al 20° minuto, scusami? Che sta là e ride in balcone. Brawler. Porco due Paolo, io sinceramente non me ne metterei mai contro. 22 Paolo. Ma sono di Roma? Gue no, banana sì. Detto questo? Guardalo, guardalo, ti è sbow, te ride. Che c'ha sul collo? Vabbè. Io se mi trovo con questo tipo... da una parte solo io e lui, gli offri un panino, cioè tutti gli amici tuoi sempre tutti tatuati in faccia, tremendi così. Quando lavoro con le persone c'è sempre l'amicizia, abbiamo fatto tour infiniti, talmente tante serate che arrivavo a metà di agosto che stavo morendo, prendevamo in privato perché non riuscivamo più ad andare in aeroporto. È importante poi circondarsi di persone che ti danno qualcosa, no? Anche il famoso underground di cui parlavamo prima. Questo penso che sia importante per ispirarti in quello che fai, quello che dici, perché poi se poi tu fai questa musica e passi la giornata a giocare alla PlayStation, capito? A farti le foto davanti al coso con la scarpa nuova, non so. Banana, veramente, è veramente una statua, banana. A livello estetico, a livello di immagine, capisci? Cioè, si intervista quello che ho capito di sta... Con il mio manager. Il manager in questo caso è un figo, più figo di tutti noi messi assieme, tutto figo. Però sai come quelli che arrivano col veramente discografico, un cazzo, cioè, sì, ha detto veramente un cazzo, cose belle, però ci pop, sta, il concetto della famiglia, di mangiare tutti insieme, 25 di stare minuti, insieme, capito? Quindi, 24 minuti di video, cioè per me io mi sto a difendere da solo, poi diciamo, ti spiego, io mi sto a difendere da solo, ma soprattutto ho raccolto in tanti anni, la realtà dei fatti, io posso andare in tutte le città, la gente mi ama tendenzialmente, è difficile, non è che posso andare, è difficile avere dei problemi, noto guardando l'altro che ce li hanno tutte le nuove generazioni che si uccidono tra di loro, si odiano, rischiano di quello che li mena, ma a me chi mi cazzo mi viene a menare? La figura del manager, la figura del securino, ispirandoci all'America, la portiamo avanti da anni. Siamo stati i primi. Ti ricordi Club Dogo? Cioè. Il Club Dogo sono stati i primi ad avere comunque il tour manager, il manager, il Qual è la domanda che ti sei veramente stufato? No, non l'ho visto tu lì. Il mio genere è un po' grigio da capire perché. Scusa, sei grattato del cazzo. Il genere è un po' grigio da capire perché può sembrare sporco, scorretto. Dall'altra i tasti sono... L'ha detto ragazzi, Tyler è arrivato. No, chi cazzo è? Wildrino ha detto Club Dogo, storia. Molto elaborati così, però non sono mai stato riconosciuto per l'abilità nel testo. Cioè dagli amici, da quelli degli addetti ai lavori, che sono nell'ambiente, da alcuni artisti, da persone, però in Italia sai, se tu dici piove governo ladro, no? Ah bravo, sì, lui è politico. Oppure manca, lui è, io invece non ho questo modo qua, quindi per me è stato sempre un rapporto un po' conflittuale di amore e odio, non mi sono mai trovato troppo bene. Scusa, intanto sto ruttando questo. L'idea era quella. Esatto, perfetto. Adesso non voglio mancare di rispetto a nessuno perché nel corso degli anni ho avuto un contratto anche tanti bravi giornalisti, ho fatto anche delle belle robe, ma tendenzialmente non leccate qui. È quasi tutto una cosa che ti fa cadere un po' le palle. Il lato peggiore del tuo lavoro è fare l'intervista. Il lato peggiore del mio lavoro ce ne sono tanti brutti, ma questo è uno dei più brutti.
Io direi che mangiare abbiamo mangiato, bere abbiamo bevuto, Mari continuiamo. Quindi, andiamo a continuare a bere. Ti passo mia Gaia Clerici. Spegniamo delle camere così siamo al 100%. Grazie. Vabbè, niente, non parlo. È stato un sogno. Dovrei spegnere. Oh. Oh, 22! Paolo Cannaneo! Non ci ho capito tantissimo in realtà. C'era un chiacchierare, ma non c'era un... Non ho visto una struttura... So get it up now, so get it up now, now, so get it up now.